Funziona, funziona, ho l'acqua in mezzo al nulla. Ecco qui il mio frutteto, adesso me la posso portare piano piano su tutti gli alberi quando mi serve. Cosa ci fa una power station da 200 watt con pannelli solari per ricaricarla su un canale che parla prevalentemente di campagna? Questo kit, e ve ne parlo dopo la sigla, mi è arrivato in un momento in cui stavo costruendo una mia personale power station, ve lo farò vedere in un prossimo video, costruita con batterie ricaricabili. Questo perché ho costruito un sistema portatile dotato di una pompa 12 volt per estrarre l'acqua dai bidoni, quelli da 1000 litri. Ho costruito la mia power station e proprio in quei giorni in cui la stavo provando, stavo mettendo a punto sistema, mi arriva un'offerta da All Power se volevo provare la loro power station a 200 watt. Voi capirete che è cascata nel momento giusto, l'universo ha avuto pietà di me, nel senso che ci stavo perdendo una settimana dietro quell'altro mio progetto e quindi l'occasione l'ho colta al volo. Come potevo rifiutare una cosa del genere? Qui andiamo oltre un po' il discorso che avevo fatto l'altra volta sull'indipendenza energetica in campagna. Nel frattempo apro, perché questa power station qui fa della portabilità, del peso e della potenza in uscita e delle tante porte che ha a disposizione un po' i suoi punti di forza. Adesso mentre apro vi racconto un po'. Allora, eccoci qua. Allora, 200 watt massimi in uscita con punte di 2,40, è veramente molto compatta. La pesiamo insieme, 1,4 kg, è un peso piuma, e oltre a questo abbiamo i pannelli solari da 60 watt. Dopo farò tutto un discorso sui pannelli solari, che compreso di confezione pesano 2,5 kg. All'inizio, quando mi è arrivata, ho preso confidenza un po' con questa power station e devo dire che ho cominciato ad apprezzarla sin da subito, perché ha alcune funzionalità davvero interessanti. Allora, si può utilizzare mentre si sta caricando e la si può caricare in tre modi diversi: con l'adattatore 220, eccola qui in dotazione, si ricarica in circa 2-3 ore, è molto veloce, l'ho già caricata perché era arrivata completamente scarica. Si può caricare con i pannelli solari e si può caricare con la rete da 220 e una porta USB-C da 60 watt che non è fornita in dotazione. Allora, cominciamo un attimino a vedere le uscite e dopo entriamo nel dettaglio. Intanto vi dico che la batteria è l'ione di litio, abbiamo il display, qui abbiamo tutte le informazioni, input, la corrente che sta entrando in questo momento che è 0, uscita in corrente continua che è 0 e uscita in corrente alternata ovviamente 0. 99% non arriva al 100%, è proprio un limite del display. Quando è al 99% lei è carica. Due porte USB, una Type C fino a 60 watt che fa da entrata e da uscita, ingresso del caricabatterie a 220 che è quello lì, e qui abbiamo la possibilità di accendere e spegnere tutte le varie uscite. Ora vi spiego. Con LED verde abbiamo le due uscite USB e la USB-C attive. Premendo il tasto della corrente alternata, in questo istante abbiamo il LED che è sia verde che rosso e abbiamo attive tutte le porte, sia quelle in corrente continua che quelle in corrente alternata. Eccola qui la Suco, ne abbiamo una sola. Premendo ancora, torniamo ad avere soltanto le uscite in corrente continua, spegniamo la corrente continua e accendiamo soltanto quella alternata, quindi possiamo averle tutte accese o soltanto quella che ci interessa. Nel momento in cui selezioniamo la corrente alternata, parte la ventolina interna che è molto silenziosa. Un'altra uscita a disposizione è la ricarica wireless per i telefoni che sono compatibili, altro non c'è, è veramente molto semplice da utilizzare. Ora accendiamo tutto. Ecco, ora ho abilitato tutte le porte e facciamo un po' di test. Vi ricordo che qua abbiamo 200 watt in uscita con un picco di 240 watt. Cosa ci possiamo alimentare con 200 watt? Se siamo all'aperto ci alimentiamo e ci ricarichiamo gli smartphone, se abbiamo il caricabatterie quello classico a 220 ci ricarichiamo i portatili, le macchine fotografiche, proiettori portatili, tutto ciò che arriva a 200 watt noi lo possiamo ricaricare con questa power station. Ovviamente se ci colleghiamo alla macchinetta del caffè non può andare, non può funzionare. Allora, iniziamo un po' di test e poi passiamo ai pannelli solari. Dopo vi faccio vedere. Allora, iniziamo. Ok, ho collegato il caricabatterie al telefono. Collego, parte la ricarica. E
e contemporaneamente il display cambia e mi dice per quante ore posso alimentare questo dispositivo, 9 ore. Dopo un po' il display si spegne e va in standby. Ora vi faccio vedere un'altra cosa. Ormai vi conoscete, sapete che io voglio provarle al limite le cose, voglio farle andare in protezione se riesco. 370 watt, non si vede che è consumato, ma sono 370 watt collegato alla power station che eroga 200 watt, 240 di picco. Allora mi avvicino così vedete il display e nel frattempo sentite il rumore. Allora, qui vale lo stesso discorso che vi ho fatto l'altra volta quando ho provato l'altra Power Station. L'avevo provata con un asciugacapelli di gran lunga superiore alla potenza in uscita. Cosa succede? Avete sentito, lui parte piano piano, non ha lo spunto per partire al massimo dei giri perché non ce la fa. Però non va in protezione. Lui riesce a lavorare anche con una tensione più bassa. È un caso veramente limite, dura pochi minuti in queste condizioni la povera Power Station. Però questo mi fa capire intanto la bontà dell'elettronica di bordo e questo mi è piaciuto molto. Ora, tornando terra a terra su quello che può fare una power station del genere, sto lavorando col mio trapano a batteria, il mio fidato trapano della Bosch. Sono in mezzo al campo e ho bisogno di continuare a lavorare. La ricarica è partita e io ho in uscita 8 watt, 9 ore di autonomia. 9 ore di autonomia, continuando a lavorare in modalità continua, significa lavorare tutto il giorno. Ovviamente parliamo di un avvitatore a batteria. Però questo vi fa capire l'autonomia che ci può dare una power station del genere. È molto leggera, si porta in giro senza grossi problemi e abbiamo la possibilità di utilizzarla veramente ovunque. Adesso cominciamo a vedere i pannelli solari e poi vi faccio vedere lo scopo per cui ho accettato la collaborazione, perché poi andiamo a provarla con la pompa dell'acqua. Allora, i pannelli solari sono tutti racchiusi in questa confezione. Pannelli solari 60 watt. All'interno, guardate che questa è una genialata, eh? Questa è la sede per infilarci l'all power. Semplicemente si infila, si chiude e ci portiamo dietro tutta la valigetta. Ora, oltre a questo, la valigetta comprende un hub USB e USB-C e jack. Allora, quando i pannelli solari sono aperti e sono irrorati dal sole, lui eroga fino a 60 watt. A quel punto possiamo direttamente collegare le prese USB e USB-C e jack per poter caricare le nostre utility, cellulari, portatili e quant'altro, senza utilizzare la power station. Ora, dal momento che abbiamo anche la power station, ce la carichiamo. Cosa facciamo? Semplicemente, una volta aperti i pannelli, lo vediamo tra un minuto, ma intanto vi faccio vedere i collegamenti, ci colleghiamo qui e colleghiamo la power station qui. Ora questa la possiamo direttamente mettere qui dentro, come vi ho detto, e utilizzarla mentre sta caricando o spostarla in base alle nostre esigenze. La cosa interessante di questa power station è che può essere utilizzata mentre si sta caricando. Non lo fanno tutti, però questa ce l'ha, questa funzionalità. Abbiamo poi, come vi dicevo, i vari jack da poter collegare in base alle nostre esigenze. Ecco qui. E abbiamo tutti gli adattatori. Apriamo i pannelli e vi faccio vedere la modalità di carica e di utilizzo con la Power Station. Allora, guardate, in dotazione vi sono due moschettoni, uno è lassù e uno è qua. Si possono mettere ovviamente in tutte le posizioni che risultano più comode. Io adesso l'ho messo in questa posizione per farvi vedere l'apertura dei pannelli. Non è la posizione migliore perché il sole è qua, è sulla destra. Quindi lui prende poco sole, lo prende di sbiego, ma era solo per farvi vedere un po' il montaggio dei pannelli solari. Ciò non toglie che abbiamo una ricarica, spero che si veda, di 4 watt in questo momento. Ma come vi dicevo, questi sono pannelli a 60 watt, se sono posizionati nel modo giusto, la musica cambia. Ora provo a direzionarne 3. Ecco, guardate, come ho spostato leggermente, sono già a 30 watt. Siamo in pieno sole, ancora non siamo in una posizione ottimale, ecco, mano a mano che mi sposto, ovviamente siamo a 35 watt.
Questi sono i miei bidoni dell'acqua, sono in mezzo al campo, sono in mezzo al frutteto, non ho nulla praticamente qui a livello di corrente, non ho assolutamente attacchi, quindi avevo costruito un sistema con una pompa a batteria, ve la faccio vedere. Vi lascio qui in sovrimpressione la foto della pompa, è una pompa molto grossa, è un 1500 galloni per ora, 8 ampere, 12 volt, è veramente molto grossa ma costa davvero poche decine di euro per quello che deve fare, va più che bene, e avevo bisogno quindi di avere 12 volt e 8 ampere a disposizione qui quando devo innaffiare gli alberi da frutto. Eppure quest'anno mi sono morti 2-3 alberi perché non li ho innaffiati abbastanza. Ora, avere a disposizione una power station del genere e un trasformatore 220 12 volt 10 ampere, ho pagato meno di 20 euro, vi lascio in sovrimpressione anche questo, ecco, io ho a disposizione tutta la potenza e l'energia che mi serve quando mi serve. Allora, la massima potenza 80 watt, questo ha una riserva di potenza di 200 watt, quindi io lavoro tranquillamente 2 ore, è più che sufficiente, fin troppo. Come si fa? Semplicemente, ora non voglio scendere nel dettaglio di questo schemino tecnico perché non c'entra niente col video, comunque entriamo con la 220, usciamo col più e meno, facciamo attenzione alla polarità della pompa, il gioco è fatto, si inserisce qui la 220, si accende, aziono la 220 e parte la pompa, eccola lì. Ha un getto potente più che sufficiente per arrivare dove devo arrivare, tenete conto poi dovrò collegare il tubo a 3/4, un 25-30 metri, quindi perderò di portanza, di potenza e tutto quanto, ma quello che devo fare lo faccio insomma. Quando ho finito di irrigare il mio frutteto, torno qui semplicemente, intanto vediamo i dati di consumo. In questo momento sto consumando 61 watt e posso lavorare ancora 1 ora e 6, quindi poco meno di 2 ore, 1 ora e mezza in questo caso, come vi dicevo è più che sufficiente. Spengo il tutto, torno a casa e lo ricarico. Questa è una soluzione veramente comoda per chi come me non ha nulla di corrente in mezzo al campo, e come vi ho detto, per tutti i piccoli lavori di manutenzione che si devono fare in campagna, avere una cosa così sotto i 2 kg da portarsi dietro è oro colato dal mio punto di vista. Come avete visto, una power station del genere con queste dimensioni e con 200 watt di potenza disponibile è più che sufficiente per fare un po' tutti i lavori che uno può fare nella piccola manutenzione della casa, caricare gli utensili a batteria, utilizzare piccoli accessori a corrente a 220 e soprattutto per quanto riguarda la vita all'aria aperta. Una cosa così su un camper permette di alimentare e di caricare tutti i cellulari, i computer e quant'altro. Ovviamente parliamo di 200 watt, non sono tantissimi, tant'è vero che molti utensili, la gran parte degli utensili a corrente non si possono utilizzare, quelli a 220, ma non è quello lo scopo di questa power station qui. Si possono acquistare da soli o in bundle insieme. Vi dico un po' di prezzi, poi voi fate le vostre ricerche, ora sapete che esiste una cosa del genere e potete poi approfondire per conto vostro. Il kit, come lo vedete adesso, costa circa 298 euro, mentre soltanto la centralina, soltanto la power station, costa 179 euro, certificazione CE. Due parole solo su All Power, che intanto ringrazio per questa collaborazione. All Power è un'azienda cinese nata nel 2010, si è specializzata sin da subito sugli accumulatori a batteria, sulle power station e quant'altro, e sui pannelli solari portatili, quindi non è un'azienda improvvisata, ecco, voglio dire, ha un bel background dietro, fa anche delle power station, sono quelle da casa da 1 kW a salire. Questo è uno dei prodotti più piccoli che ha in listino, mi è piaciuto veramente tanto. Se vi può essere di spunto, perché magari dovete viaggiare o vivete all'aria aperta o vivete in campagna come me, una cosina del genere, piccolina, semplice, leggera, può fare al caso vostro eventualmente, ma magari informatevi, vedete, guardate in giro e valutate voi insomma. Se vi interessano altri approfondimenti su power station del genere per la vita all'aria aperta in campagna, fatemelo sapere qui nei commenti, perché contatterò più aziende e cercherò di avere qualche prodotto in più da provare qui per voi. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me in questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici se vi fa piacere. Ci vediamo la settimana prossima.